Avvocato, buonasera, ben trovato. Buonasera a te. Dopo possiamo parlare di anni di militanza, no? Nelle file dei nostri amici giornalisti a intervenire alle varie presentazioni di libri, capisci, sono particolarmente entusiasta, no? Nel vederti dall'altro lato del banco, no? E tra l'altro con un prodotto strano, eccezionale. Io non ti nascondo che ho un po' paura. Che succede? Chissà in quanti te l'avranno detto. Ormai hai fatto il giro di tutta l'Italia quasi con questo volume che preannuncia delle cose. Ma tu mi hai detto, come hai fatto? Ma tu ci hai ricevuto, si ci ma preoccupa? O se quando mi guardi negli occhi intensamente stai scoprendo qualcosa di me che non voglio raccontarti? In realtà è vero, la gente si è piuttosto meravigliata per questa mia capacità di premonizione. E io mi sono semplicemente limitato ad osservare la realtà. Io ho creduto fortemente che in un momento così buio per la Chiesa, un momento in cui vediamo un cardinale come Mahomet che copre 129 casi di pedofilia, nel momento in cui vediamo che la curia tende solo ad autocelebrarsi, vediamo vescovi carichi d'oro, di rubini, che si preoccupano unicamente del loro status quo. Ho creduto fortemente che in questo momento la Chiesa dovesse fare uno scatto particolare. Ho creduto in un pontefice che scegliesse il nome Francesco, perché il nome che un Papa si dà non è mai scelto a caso. È indice di una linea pontificale, e un Papa che intendeva chiamarsi Francesco avrebbe rappresentato in concreto quello che ha cominciato a fare il nostro Bergoglio. Quindi ecco, l'intuizione è stata questa, quello di capire che la Chiesa aveva bisogno di un nuovo Papa che fosse finalmente un pastore e non semplicemente il capo dei pastori. Ti dirò, non traspariva molto questo aspetto, questa tua passione, non dico clericale, questo amore per la religione, ma questa capacità di osservazione. E sai, ci hai lasciato interdetti in tanti, non sono stato il solo a storcere la bocca quando abbiamo letto date, anticipazioni. E tra l'altro, chissà quanto avrà dovuto penare il dottor Carlo Alfaro per poterti avere qua, Carlo? Sì, per me è un grande onore avere. Noi in passato abbiamo sempre parlato di piccole chicche, di piccoli gradini da salire nella scala della cultura, ma mo mi dà l'impressione che siamo usciti un po' fuori, siamo andati oltre. Che ne pensi? È vero, per Sorrento, per il Caffè delle Mosse, per lo Square è un grande onore avere una personalità come Francesco Saverio Torrese. È un grande onore perché è uno scrittore che ha uno spessore importante, cioè lui ha fantasia, ha cultura, ha conoscenza, ha simpatia, veramente ha tutti gli ingredienti per aver proposto qualcosa di valido. Sotto questo aspetto lo conosciamo benissimo, perché con le sue domande dal pubblico negli anni di militanza a cui prima facevo riferimento è riuscito a mettere in imbarazzo dei personaggi di cui non facciamo nome, ma molto altolocati, sulla Marina di Seano, sulle terrazze dell'Hotel Royal. Credo di amarla dalla primissima età della ragione, e in qualche maniera quando leggo un testo mi piace farlo con una doppia anima, con la pancia per gustarne le pieghe più recondite, i piaceri più immediati, e poi anche con la testa. Ed è chiaro che una lettura in qualche maniera attenta poi ti mette in condizioni di leggere il sottotesto, l'intertesto, quello che il periodo così che si legge di primo acchito magari non ti rivela. Carlo, dimmi la verità, hai avuto paura di queste preveggenze, di queste previsioni? E lo so che è diventato un luogo comune, l'avvocato sorride e sorride, però siamo preoccupati di questa amicizia. Dobbiamo continuarla a coltivare? Io credo che la preveggenza sia una questione di sensibilità. Una persona come lui, che conosce tanto la vita, la cultura, l'arte, la storia, diventa anche un profeta, semplicemente perché è una persona che comprende i meccanismi che sono alla base dei movimenti cosmici e storici.
cattolici, e quindi la sua non è una dote di chiaroveggenza, ma è piuttosto una dote di sensibilità, di umanità, di profonda conoscenza della vita e del mondo, e di questo che dobbiamo rendere atto, che lui prevede il futuro come ha fatto in questo libro, ma semplicemente perché conosce bene la natura dell'uomo e quello che ci si può aspettare in un momento storico come il nostro. Possiamo parlare anche di un parallelismo con il successo costruito, che delle cose che erano lì pronte per maturare, e solo certe sensibilità potevano coglierle, vero? Magari si è avverata nell'arco di un mese e mezzo, ma sinceramente nel venire qua mi sono detto chissà se potrò, avrò il piacere, perché è facile montarsi la testa, avvocato, invece ti trovo ancora più amico di prima. Io sono intanto onorato di questa ospitalità e credo che nessun evento può cambiare una persona che ha formato, si è stratificata come cultura, come capacità di rapporti interpersonali nell'arco di una vita. Io sono felice ovviamente del successo anche commerciale di questo mio progetto. Avvocato, si parla di ristamparlo, lo stanno già ristampando. Lo stanno ristampando e è un fenomeno culturale che nei libri succede di rado. E ne sono piacevolmente sorpreso, e c'è una notizia molto per me interessante, lo stanno traducendo in Polonia, nella cattolicissima Polonia, dove ho avuto un rimbalzo mediatico alla notizia di questo libro, e quindi lo tradurranno lì. Lo stanno guardando per quello che può valere, io non sono superstizioso, quindi lo dico subito, lo stanno guardando anche in Rai per vedere di tirarne fuori una trasposizione cinematografica. Meraviglioso, questa sì che è una notizia. Intanto mi chiedo, avvocato, c'è un segreto dietro la scena, che cosa c'è? Dietro la scena c'è una vicenda che noi dall'esterno riusciamo a cogliere poco, soprattutto perché non ci rendiamo conto che quegli attori che si muovono su quella scena sono uomini come noi, i quali, vestiti magari di una porpora finissima, ci sembrano lontani, mentre invece portano con loro le stesse nostre passioni, i nostri desideri, i nostri difetti. Ecco, probabilmente la nostra incapacità di comprendere quelle dinamiche e deriva da una sorta di autocensura che ci facciamo. Consideriamo quell'ambiente, consideriamo quegli uomini, consideriamo quell'elite, quell'intelligenza curale come fatta e composta da uomini come noi, e probabilmente ne capiremo meglio le dinamiche. Avvocato, state parlando ad un pubblico come quello di Positano News, per cui io conosco la vostra città di provenienza, mi permetto di dire che dei 30.000 click al giorno oltre il 50% vengono in giro per il mondo, sono nostri concittadini marittimi. C'hai qualche messaggio da lanciare a questi nostri lettori? Beh, intanto internazionali? Un messaggio lo lancio nel senso di trovare l'operazione che fate voi da Positano News meravigliosa, perché io mi sono sempre sentito, e mai come in questo periodo, un cittadino del mondo. E il pensiero che questi click vengono da gente che sta in Australia, in America, mi fa sentire ancora più tutt'uno con l'umanità. Ecco, io vorrei, il messaggio per lanciare è proprio questo: ricordiamoci sempre, al di là delle razze, delle etnie, dei sentimenti religiosi, delle professioni che svolgiamo, che sentiamo nostre, che siamo tutti uomini, facciamo parte di questa grande enorme famiglia che è l'umanità. Carlo, quanto hai dovuto penare per averlo? O Ciaravolo ti ha dato una mano? Lui è un uomo come noi, che ama la cultura, quindi quando si ama la cultura si capisce subito, non è stato difficile perché ci siamo. Ma io sono altrettanto sicuro che l'avvocato, come ha sentito il tuo nome come organizzatore e come operatore culturale, così ha disdetto tutti gli altri eventuali appuntamenti. Non avrei potuto sottrarmi, perché è un piacere così grande stare vicino a chi lavora per tenere sempre viva la fiamma della cultura in un posto poi che ha una vocazione che dovrebbe naturalmente essere in questo senso, e invece è solo grazie a persone come Carlo che questa fiamma è sempre accesa. Ma questo è uno dei motivi per cui noi gli siamo sempre vicino, è stato
in grado ed è all'altezza di produrre cultura sul ciglio del marciapiede, andando incontro alle esigenze di un pubblico di qualsiasi esso genere, quindi mettendoglielo sotto al naso, tra musica, cultura ed altre cose. Vero Carlo? Ti ringraziamo di tutto il tuo operato e ti facciamo il nostro in bocca al lupo. Ci vediamo in televisione, avvocato, all'ultimo. Grazie, ti vedo.